Eccolo qui, il mio padre spirituale. Sono gli antichi profeti. Nell'antichità li chiamiamo profeti, oggi li chiamiamo contattisti, ma è esattamente la stessa cosa, esattamente la stessa esperienza, esattamente gli stessi esseri. Cioè, non ve lo dico. Ma sì, ve lo dico. Perché gli esseri che incontrava il mio padre spirituale erano quelli che erano seduti sulla tomba del sepolcro e hanno detto alle pie donne, perché cercate tra i morti colui che è vivente? Sono le stesse entità. Quindi questo signore è la reincarnazione di uno di quegli antichi profeti che accompagnarono Cristo. Perché? Perché ci deve essere scandalo se Cristo sta terminando la sua missione e oggi cambiano i termini, ma non la sostanza delle esperienze, delle visioni, delle cose che accadono. Cambiano solo i termini, ma è tutto esattamente come prima. Nuvole di luce, profeti, Dio, Cristo, perché il problema grave, oltre al fatto che noi ci siamo dimenticati di essere eterni, ci siamo anche dimenticati che Dio è sempre con noi. Lui non è mai andato via, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui, con la nostra vita materialista, lontana da tutte le leggi che riguardano la nostra vera natura, che è divina, eterna e spirituale. Quindi Dio come creatore, non della creazione, i pianeti, le stelle, i soli, ma degli io sono spirito, cioè noi, il creatore può mai abbandonare le sue creature? Mai. Quindi Dio è sempre con noi. Tutti i suoi strumenti sono con noi, ma il diavolo ha eretto un grandissimo Luna Park fatto di calcio, di spettacoli, di sesso, di successo, di moda, e tutti guardano lì e non guardano là. Qui c'è Dio con i suoi strumenti che parla, urla, blocca aeroporti, di là tutti a sentire quegli imbecilli corrotti che fanno TV o scrivono giornali che mentono perché sono al servizio di Satana. Questa è la verità. Talmente vero che il signore Eugenio Siracusa è l'unico contattista al mondo che ha divulgato le foto vere degli esseri divini. E ve le faccio vedere. Belli, eh? Uno fa paura. Questo è un essere di luce della quinta dimensione, cioè è un cherubino. È un essere androgeno, vedete che emana luce, guardate i fiocchi di luce che escono dal suo terzo occhio. È androgeno perché ha un occhio della giustizia e l'occhio dell'amore, quindi ha in sé un perfetto equilibrio del principio maschile e femminile. Se fate caso alla bocca, questo che è qui è un traduttore universale. Ah. È il nasino. Vedete che sembra il volto di un ragazzino? Fateci caso, sembra un giovanetto, 15-16 anni, forse anche meno. Invece questo è il volto dell'Arcangelo Michele. Madonna. Sì. Femminile, è androgeno. Molto femminile. Però mentre lui è, diciamo, nella sua vera natura, lui si fa vedere quando, come quando si manifesta l'uomo. Vi ricordate la scena della trasfigurazione dove Cristo manifesta la sua natura vera? Vabbè, non ve la ricordate. Cioè Cristo va con Andrea, non mi ricordo, Ti ricordi lui, Andrea, insomma, va con degli apostoli. E scende una nuvola e lui si trasforma e diventa luce come lui. Cioè Cristo manifesta la sua vera natura solare. Anche a Stasheran è così, però quando si deve manifestare all'uomo si manifesta nel suo aspetto umano, che è questo qui. No, è androgeno. C'ha sti occhioni languidi. Vi dovrei far vedere quando si manifesta fisicamente. No, dai. No, non ho il ritratto.
Allora, i tre apostoli che vanno e assistono alla trasfigurazione sono Pietro, Giovanni e Giacomo. Eccolo qua, questa è Astar Sheran quando si manifesta come uomo. Eccolo qua. Perché di là è androgeno. E qui invece, siccome è il capo degli angeli, è il comandante degli arcangeli, quindi il capo di tutti gli angeli, è uno che ha gli attributi, infatti c'ha una bella mascellona. Sì, sì, lui è Astar Sheran. Quindi Dio è il cosmo e il cosmo stanno parlando all'uomo, alla fine mi sono mangiato quasi tutto il tempo, va bene, però voglio che vi fate almeno mezz'ora di domande e vi lascio con uno bellissimo comunicato che è della Logos Solare Cristico a Eugenio. Il momento evolutivo attuale, il mondo si avvia verso la settima crescita cosmica ed è necessario che anche gli uomini crescano in statura spirituale e in saggezza. Tutto, figliolo mio, matura e si evolve verso un migliore destino, verso la suprema conoscenza. È vero che la via dell'ascesa è dolorosa, ma è vero anche che se l'ascesa è sofferenza, ciò non è imputabile al Creatore, ma al cattivo uso dell'umana sapienza, al vizio della disubbidienza, alle leggi che governano il regolare divenire del creato, cioè le leggi dell'io sono. Ama il prossimo tuo, eccetera, eccetera. Quando l'uomo preferisce scegliere l'odio, viene a mancargli l'amore e la sofferenza diviene inevitabile sino a quando non avrà concepito il complementare positivo. E così è per tutte quelle esperienze che desidera espletare. Agli uomini è stata data la legge della reale conoscenza, la luce cristica ha portato nel mondo la verità per un'ascesa felice e priva di dolori. Di chi la colpa, figliolo mio? Di chi? La divina sapienza non ha mai lesinato il bene, non ha mai privato l'uomo del suo grande e sconfinato amore. Se l'uomo, figliolo mio, preferisce il male al bene, allora è inevitabile che la giustizia si anteponga all'amore, affinché venga ripresa e dolorosamente risvegliata al bene.